Io sono Velia, sono una donna, sono una stand-up comedian. Sono la prima stand-up comedian in Italia, l'unica che ha fatto parte di Satiriasi e questo non me lo toglieranno. Io mi vergogno di un paese in cui i locali fanno le serate di stand-up comedy sold out con comedian maschi, che però poi litigano come showgirl da Barbara D'Urso per decidere chi è stato il primo a portare la stand-up comedy in Italia. Filippo Giardina ha portato la stand-up in Italia. Ditegli grazie, perché grazie a lui siete adesso cabarettari di terzo ordine, ventenni con 4 minuti di repertorio, bambine col mito della sborra gli fregano le serate. Hai portato la stand-up in Italia, Giardina? Io l'ho portata in Molise. E Giorgio Montanini, che si è fatto un fegato così per Enrico Brignano, e forse non solo per Enrico Brignano, e che il cachet se lo paga con le consumazioni al bar. Saverio Raimondo, che si è fatto operare alle corde vocali per avere la voce come Woody Allen, ma magari come Woody Allen, come il suo doppiatore italiano Oreste Lionello, personaggio di punta del Bagaglino. Pietro Sparacino, che riempie i locali solo perché a fine serata spaccia la Maria che si coltiva in balcone. E Daniele Fabbri, Daniele che si trucca per strizzare l'occhio alla comunità femminista, roba che se una esce di casa truccata come Fabbri la accoppano. Francesco De Carlo, che è fuggito all'estero perché in Italia lo seguivano solo le sue ex disadattate. Mauro Fratini? Come chi cazzo è Mauro Fratini? Vabbè, lasciamo perdere. Io sono Velia, sono una donna, sono una stand-up comedian e mercoledì 30 ottobre inizio il mio ennesimo tour invernale da Chieti. E se non avete mai visto un mio spettacolo, e se non verrete a vedere questo spettacolo perché sono una donna, vuol dire che di stand-up comedy non avete capito un cazzo.